c'è la prima stazione del Cammino delle Sette Chiese. Proprio detto giusto, prima stazione, perché si tratta proprio di stazioni. A Roma sono sette stazioni come le sette chiese, qui diventano sei. Come mai sei? È perché vedremo nell'ultima, è cointitolata San Pietro e Paolo. Mentre a Roma vanno sullo Stiense a San Paolo, fuori le mura, e poi in Vaticano a San Pietro, alla tomba di Pietro, qui invece viene concesso, dopo dei ripensamenti, viene concesso di cointitolare l'ultima cappella a San Pietro e Paolo. La prima invece a chi era dedicata? La prima a Santa Maria Maggiore, Santa Maria Maggiore, la Madonna, la grande ouverture, ma i Duodo, committenti illuminati e anche dotati economicamente, fanno fare le tele, le pale dell'altare di ogni cappella a un grande maestro attivo a Venezia, Jacopo Palma il Giovane. Jacopo Palma il Giovane. Che riproduce il santo a cui è intitolato in quel caso la Madonna o San Lorenzo o San Giovanni e all'interno della tela la stessa basilica, la stessa figura, la pianta proprio che si trova a Roma. Per dire il legame che c'è tra stretto, Roma e Monselice. Ma che cosa significa? Che cosa significava e che cosa significa tuttora fare per un fedele, per un credente, questo percorso, questo cammino votivo? Beh, intanto noi lo stiamo facendo in chiave moderna, in piedi. Spesso i pellegrini arrivavano nutriti di una forte fede e lo facevano in ginocchio. In ginocchio. E sapevano di andare in un luogo per lucrare la cosiddetta indulgenza plenaria, che valeva qui quanto a Roma, come pratica religiosa per espiare le proprie colpe, legate al fatto che ancora oggi vigente, con i giubilei, comunicati, confessati e recandosi in devozione in un luogo sacro come questo, si lucra l'indulgenza, cioè l'espiazione dei propri peccati. Perciò viene dato, diciamo, questo privilegio. Ma in cambio che cosa c'è? La fatica. Ecco perché questo diventa un sacro monte. Un monte vuol dire salire, vuol dire la percezione della fatica, vuol dire dare del proprio. Noi oggi stiamo salendo, poca fatica facciamo, e poi è lo spirito interiore con cui uno muove i propri passi. E oggi, secondo lei, dal suo punto di vista e anche dalla sua esperienza, chi fa questo cammino? Beh, Monselice io la vedo comunque inserita in un percorso che incomincia a prendere piede, nonostante la civiltà moderna abbia messo in soffitta questi tipi di pratiche religiose. Sta riprendendo proprio una coscienza di cammino a piedi. Monselice, ricordiamoci, nel Medioevo era nel percorso del cammino di Santiago di Compostela. I pellegrinaggi che arrivavano dalla penisola illirica, dalla Pannonia, dall'Austria attuale e da tutto il Veneto partivano per andare a Santiago di Compostela migliaia di chilometri a piedi e una delle tappe fondamentali in questo percorso era il monastero di San Giacomo che proprio qui a Monselice ancora a partire dal Giubileo del 2000 si è ripresa questo tipo di tradizione. Comunque ci sono dei cammini come per esempio c'è anche il cammino di Sant'Antonio che magari sono più conosciuti rispetto a questo delle sette chiese, però abbiamo sentito anche dalla storia che lei ci ha raccontato che insomma ha un significato fondamentale dato addirittura da Roma, no? Su questo percorso. Sì, quindi ho fatto riferimento prima a quella bolla che Papa Paolo V appunto concede. La concede in via esclusiva, sì. Solo per Monselice e per i Duodo. Dobbiamo ricordare sempre che siamo in pieno controriforma, perciò anche la Chiesa ha interesse all'epoca, lo Stato Pontificio, a mantenere il Veneto ancorato al cattolicesimo, perché abbiamo alle porte il protestantesimo, per cui poteva essere una minaccia anche per la devozione, per la cultura del tempo, non solo ecclesiastica. Chiamando proprio questo grande architetto vicentino che è allievo di Palladio vuol dire proprio dare risalto ancor più sotto il profilo architettonico per la costruzione di queste sei cappelle
che hanno una modanatura molto diversa l'una dall'altra. Sembrano uguali, ma non lo sono. Ah no, a me è così. Alcune hanno il tamburo, altri sono a tetto dritto, vede, a capanna, perciò sono diverse. Di primo acchito sembrano uguali, poi ciò che fa la diversità è l'intitolazione, la stazione, Santa Maria Maggiore, San Giovanni Laterano, San Lorenzo, San Paolo, San Pietro. E noi abbiamo di queste cappelle una testimonianza importante nelle pale che adornano, come vi ho detto, all'interno di Palma il Giovane, meno l'ultima. Questa. Mentre l'ultima è cointitolata la stazione di San Pietro e Paolo, perché ebbero, come vi ho detto, un ripensamento, all'interno viene posta una pala, vieni così la vedi, una pala mettendo insieme Pietro e Paolo con l'angelo che adorna con la palma del martirio e dietro sullo sfondo la basilica di Pietro e Paolo come era al tempo, è una testimonianza iconografica importante. Questa pala però, sì, dovuto proprio al ripensamento che i Duodo hanno, è attribuita non più a Palma il Giovane, ma a un allievo di Palma il Giovane, che lavora in bottega di Palma il Giovane a Venezia, che si chiama Carlo Lott. Questo Carlo Lott è un bavarese che poi farà fortuna, soprattutto sotto il campo pittorico. Però non è finita la devozione a Morsedice, questa ti chiedo. Ah no? Ve n'è un'altra. Allora, questa è l'ultima tappa del percorso delle sette chiese. Dove ci troviamo esattamente, Riccardo? Beh, come già vi ho detto prima, il grande architetto che viene chiamato per costruire questo complesso devozionale è lo Scamozzi, il quale appunto costruisce questa chiesa rotonda e come luogo intitolato a San Giorgio, ma in realtà era adibito alle tombe dei Duodo. Difatti è un luogo sepolcrale per ricordare la famiglia, era il loro cimitero. Ma oltre a quello, essendo collegato l'edificio al termine del santuario giubilare, viene arricchito con delle opere d'arte notevoli. Ad esempio questa mensa d'altare di Vincenzo Corberelli, intitolato a San Giorgio. Per trovare un'opera del genere bisogna andare a Vicenza, a Santa Corona, oppure alle Cappelle Medicee di Firenze. Difatti i Corberelli sono della bottega fiorentina. È intarsio con lapislazzoli, piriti, malachiti, alabastro come il cavallo di San Giorgio, il titolo di questo edificio. E poi con dentro madreperla per i Mughetti, è un'opera straordinaria. Come pure questi vasi etruschi che sono stati sempre del Corberelli. Ma diventa ben presto il fulcro della devozione, non solo popolare, anche illuminata. I Duodo chiamano delle botteghe pittoriche importanti sul territorio nella seconda metà del Seicento, come ad esempio quella annunciazione bellissima dello Zanchi, l'angelo che annuncia in quell'arco e la Madonna che riceve l'annuncio. Poi altri santi legati alle vicende con San Filippo Neri, appunto, che origina la devozione alla visita al santuario giubilare. Però il Pantheon ha un po' ispirato questa storia. Il Pantheon. Più, diciamo, la cappella romana di Cecilia Betella che si trova sull'Appia Antica. Cioè, sono delle riprese perché era una tomba sepolcrale. Ma il fulcro maggiore è dopo, dove andiamo adesso. Becchiamoci, perché mentre a Roma si recavano alle catacombe sull'Appia Antica a visitare i santi martiri, a Monselice come si poteva rievocare il pellegrinaggio romano? Facendo venire il più possibile dei martiri riesumati nelle catacombe della città a Roma. Ecco che i Duodo ottengono questo. Anche questo riescono ad ottenere. E allora sfondano, a partire dal 600, sfondano il precedente oratorio di San Giorgio e costruiscono questa bellissima, chiamiamola vetrina straordinaria, con 28 martiri. 28 martiri. Due sono sepolti sotto l'altare, come era consuetudine per la liturgia, e gli altri sono qui in queste teche. Tra l'altro, in noce nazionale, questa bellissima
di pregio anche questo. Beh, Riccardo, io davvero sono rimasta a bocca aperta perché appunto oltre ad aver fatto insieme questo cammino di fede che ha un significato dal punto di vista appunto religioso, come abbiamo detto, qui ci sono anche molte cose belle da vedere anche che ci ricordano la storia, l'architettura, la tradizione di questi luoghi. Allora io ringrazio Riccardo Ghidotti, grazie ai figuranti che ci hanno accompagnato in questo nostro percorso. Si chiude qui questa puntata dedicata al cammino votivo delle sette chiese di Monselice, però sono tantissimi, molti altri i percorsi di fede in Veneto che noi faremo, vi faremo vedere, vi racconteremo. Per tutte le informazioni comunque potete consultare anche il sito www.acrossveneto.it e che dire, grazie di averci seguito, alla prossima puntata.